Finalmente, dopo queste vacanze estive, vacanze di Natale, ricomincio la serie, cioè ricomincio a registrare. In questo periodo mi sono molto da fare, però mi sono accorta che le mie scorte di vetro sono decisamente diminuite drasticamente. Per cui, oggi, e per un lungo periodo, lascerò la mia grande dimora per dirigermi verso il mio porticciolo. Ah, già, non me l'avevo detto. Ho creato un piccolo porto con un faro per quando vado a fare escursioni in mare aperto. Siccome la spiaggia dove ho costruito il porticciolo è ricca di sabbia, reputo che sia il posto più adatto per andare a fare sabbia per fare il vetro. Mi sa che ho fatto una cazzata a uscire di notte, ma ormai sono abbastanza pratico della vita notturna su Minecraft. Come vedete, già si vede il mio faro. Un ottimo mezzo di segnalazione nel buio della notte. E credo che sarà divertente. Creeper. Ok. Ormai siamo abbastanza skillati per evitare di schiattare per uno o due creeper. Dove stava? Dove è? Ah, eccola. Vedo che la zona è sempre popolata di scheletri, eh? Meno male. Siamo troppo carichi, infatti siamo di qui per cercare di levare. Per cercare di fare vetro e quindi abbiamo l'inventario pieno di materiali, quindi dovremo probabilmente eliminare qualcosa. È un arco semplice, non è incantato. Non sarebbe una cattiva idea, visto che abbiamo un banco da lavoro, di fare una piccola cesta e di mettere queste cose. Sì, lo so, sembra una stupidaggine, però in modalità estrema è il caso di conservare ogni cosa che si riesce a recuperare. Non si può mai sapere che sì o non servirà. Per cui, per il momento, facciamo una cesta e vediamo di conservare questi materiali che abbiamo trovato. Allora, mentre Paradosso cerca di sistemare un po' le cose, vi faccio il quadro della situazione. In questo porto dovremmo raccogliere molta sabbia e fare diversi tipi di blocchi di vetro. Il nostro progetto è quello di fare 200-300 blocchi. Come vedete, questa è la piccola casupola dove sta il porticciolo. Sembra circondata da teste di cazzo. Con la pietraluce che abbiamo trovato nel Nether, abbiamo costruito questo obelisco sottomarino, che ci permetterà di vedere sott'acqua, grazie alla luce che produce. Comunque, la casa è blindata. Pietra, pietrisco, tutto quello che serve per difenderci da zombie che galleggiano come stronzi nell'acqua. Ok.
Abbiamo trovato un piccolo taglio, l'ho fatto passare la notte e adesso ci mettiamo semplicemente al lavoro. Lo tutto sistemiamo nella cesta tutto il materiale che ci siamo portati per iniziare i lavori. Sia chiaro, mentre scaveremo la sabbia, oppure gli alberi, glielo ho detto già a mio fratellino, che se fa vedere tutto mi incazzo, per cui spero che quando sarà il momento di scavare la sabbia o di tagliare gli alberi, operà un taglio oppure farà una velocizzazione del lavoro, perché io le palle me ne sono rotte. A lui piace, a me no. Cioè, a lui piace far vedere come scava, però sinceramente a me mi gira le ballas. Quindi mi auguro che lo faccia. Penso che sia arrivato il momento di darsi da fare. Che la musica possa iniziare. Sinceramente, mi ha fatto piacere questo taglio. Mi direte, mi fanno un segnale quando ha deciso di tagliare. Così sto zitto e lui può tranquillamente operare un lavoro. Sinceramente, avremmo raccolto molta sabbia. Sì, decisamente molta. E adesso tocca al legno. Mi sa che devi mettere la cesta che hai a terra e usarla come contenitore finché per poter sistemare un po' le cose meglio. Sì. Ritengo che abbiamo abbastanza legna, ma abbondare è meglio che deficiere. Lo sai, poi io quando faccio la mia serie sono costretto a stare ore e ore a tagliare alberi, a scavare, eccetera. Però sinceramente tutte quelle parti, se dovessi registrarle completamente, ho paura che verrebbe fuori un video talmente lungo da superare ben oltre i 30 minuti. Mi fa piacere che ogni tanto fa dei tagli. Sono necessari, sia per non far diventare il video eccessivamente lungo, sia per evitare il mio gonfiamento di coglioni. Una cosa, io sto notando che sta incominciando a calare il sole. E ritengo che non sia una cattiva idea dirigersi verso il nostro nido e fare un sonnellino.
cosa che vedo che hai fatto. Mi fa piacere. Però potresti avvisarmi prima che stai per tagliare. Così sembra che il commento non è in tempo reale. Non vuoi eliminare sto stronzo o dobbiamo stare qua tutto il giorno? Ah. Comunque. Ora che abbiamo la sabbia e abbiamo una certa discreta quantità di legno, non sarebbe una cattivissima idea procurarci qualche altro po' di legno. Non perché il caro Paradosso ha in mente alcuni progettini. Visto che ci danno qua per poter raccogliere sabbia e fare blocchi di vetro che poi utilizzeremo, abbiamo deciso anche di ampliare e migliorare la zona del porto. I progetti sono tre per il momento. Primo, avviare una coltivazione, perché avere scorte di cibo è sempre un buon metodo di gioco. Secondo, dobbiamo creare una base sotterranea in caso di difesa estrema, nel caso la zona incominci a popolarsi con troppi stronzi, lei è vero un rifugio sotterraneo dove quale rovagno che vuoi fare? Lo facciamo fuori? Perfetto. Come quella tipa della televisione che fa i cibi. Quindi, il progetto è una base sotterranea. E un altro progetto che abbiamo in testa, ma questo è molto ardito, è di creare anche una miniera sott'acqua. Sinceramente, non so come intende procedere per questa operazione. Probabilmente è una cosa che faremo. Tanto di cose folli mio fratello ne fa un sacco in questo gioco. E che gioco glielo permette? Comunque, purtroppo, penso che la serie stia per giungere verso la fine. Il Paradosso vuole provare a fare la maglia estrema con la versione 0.8.0. Questa è la versione 0.7.8. E purtroppo cambiare la modalità di versione in questo gioco significherebbe perdere tutte le cose che... Quindi questa mappa probabilmente cercheremo un modo per fare un backup per conservarla. E poi la serie si chiuderà con questa versione. Probabilmente sarà la prima versione, la prima serie di Minecraft che finisce non perché il personaggio muore, ma perché vuole fare un'altra cosa. I progetti che il Paradosso non sono ancora molto chiari sulla nuova versione, ma sicuramente dipenderà molto da come procederanno gli eventi. Vedete? Abbiamo già iniziato la produzione in massa di materiale vetroso. E le cose procedono meglio del previsto. Penso che in un paio di settimane dovremmo riuscire a...
dovremmo riuscire a finire il progetto. Il problema è che sta a scavare sabbia, cuocere sabbia. La continuazione diventa pallosa, ma decisamente molto pallosa. Quindi pensiamo proprio che il tempo, la nostra disposizione fra una cucinata e l'altra, lo passerà probabilmente a fare altro. La mattina del nuovo giorno si dice che è il momento di prendere un po' di lava, perché usare il carbone solamente per cucinare è stupido. Meglio prendere della lava e utilizzare quella. Anche se è noto che nel tubo dove dobbiamo andare ci stanno un ragnetto e un pisellone verde. Il ragnetto si fa facilmente. Il pisellone verde invece dovremo farlo fuori con più tranquillità. E voilà, altro blocco di lava preso. E là ci sta uno skin da fare. Stiamo recuperando molto materiale ed è una buona cosa. Visto che ci troviamo qua in zona, abbiamo pensato che non sarebbe una cattiva idea dare una piccola sistemata al nostro grosso stagno di lava. Soprattutto perché non vuole recuperare un po' di pietra. Anche se sinceramente mettersi a lavorare vicino alla lava giusto per prendere 2 o 3 blocchi di pietra è una cazzata. Ma, come si dice, a questo mondo non si vive sereni se ogni tanto non si fa una cazzata. Giusto? Tipo le cazzate che fanno le persone normali, cioè sposarsi, avere figli. In questi tempi sposarsi e avere figli è una delle più grosse cazzate la razza umana può fare. Ormai ci stiamo avvicinando al periodo dell'estinzione. Entro un paio di anni probabilmente la razza umana finirà di esistere. Non riusciamo a fare nulla. Riusciamo solamente a distruggerci, a uccidersi. Infatti in questo video sto vedendo della guerra che c'è, che sta per scoppiare fra Russia e Ucraina, del fatto che la NATO potrebbe intervenire, del fatto che l'America potrebbe dare armi all'Ucraina, del fatto che la Russia gli girano i coglioni se l'America dà le armi all'Ucraina. E quindi, non lo so perché, ma l'idea della terza guerra mondiale non è tanto un'idea. Potrebbe essere una realtà. E se entrano in gioco le armi nucleari, è la fine.